Buongiorno, buon nuovo Vlogmas! Sto facendo la cioccolata, come vedete, mi viene sempre veramente ottima, densa. L'ho spostata sul fuoco più piccolo, ci aggiungo ancora un pochettino di latte, perché la voglio un po' più liquida. Come mai in tanti dicono che non riescono a fare la ciobarra, ma è così semplice da fare, ma solo a me riesce. Guardate che bella, questo si addensa, cioè riesco sempre a farla senza problemi, e sento tantissime persone che dicono io non riesco a farla, la faccio bruciare, non mi viene. Boh, come mai, non è che io ho la bacchetta magica. Così, guardate, semplicissimo. Adesso la faccio addensare ancora un po'. Qua ho già messo un po' di panna in fondo. Eccola qua, cioccolata come piace a me. Adoro, adorate? Voilà! Ecco qua. Mi sono lavata i capelli e... Sì, confermo, sono lucidissimi, morbidissimi. Guardate come sono lucidi e morbidi. E si sta scaricando, qua sta diventando violetto. Ora mi metto un attimino a guardarmi il telefilm Supernatural, che ho iniziato anche quello di vedere. E poi dopo ci stiriamo i capelli insieme. Vediamo come sono da stirati, ma sono comunque morbidi. L'Olaplex è veramente miracoloso. E adesso ho deciso che faccio scaricare un bel po' e poi ci faccio il nero. Anche perché ho già ordinato le extension nere, quindi finché non mi ricrescono userò le extension. Però dai, anche da lì ci pensavo che fossero più, che andassero tipo qua, così. Invece no, dai. Va bene. Sì. Stanno ricrescendo. Top. Eccoci qua. Adesso mi stiro i capelli con la mia nuova piastra della Remington. La volevo mettere incartata sotto l'albero perché è un autoregalo. Però alla fine ho deciso di lasciarla fuori perché la voglio provare. La provo insieme a voi. Adesso stiriamo i capelli e vediamo un attimino com'è la resa di questa piastra. Sono proprio curiosa. Non l'ho proprio usata ancora. Adesso la metto qua, che si scalda tanto tempo un attimo. Comunque vi volevo far vedere che i capelli sono morbidi, sono, si stanno anche tipo rigonfiando, acquistano il loro volume ovviamente. Qui sono più corti, devono crescere, però appunto giusto il tempo che crescono e si sta rinfoltendo diciamo un po' tutto. Adesso vabbè, ovviamente essendo corto non è come prima, poi vabbè devo fare anche il nero, però lo farò quando scarica un po' questo e poi vado a fare ancora un Olaplex e basta, sì, poi il biondo se ne parlerà casomai quest'estate, questo vediamo. Comunque voglio solamente riavere i miei capelli lunghi che avevo prima perché li adoro. E se sapevo dell'Olaplex non avrei tagliato i capelli. Sono veramente rammaricata di ciò. Allora, adesso uso la mia Tangle Teaser, così li pettino. Si è apposta per i ricci. Li pettino e... Aspettate che divido questa sezione, faccio così. Che la divido così, in questo modo. Comunque già dietro sono cresciuti perché non sarei mai riuscita a fare così prima. E poi li avevo anche tagliati, però... Dai, stanno crescendo, sono contenta. Ora vi metterò la musichetta mentre stiro i capelli perché non c'è bisogno di stare qui a parlare, anche perché non so quanto ci metto, magari velocizzo un po'. Vi metto la musica natalizia diversa dal solito. Se mi vedete parlare di là, perché c'è Davide qua, non è che parlo da sola. Cielo, siete al top. Oh, allo Oh, yeah! yeah. Siamo al 21, ragazzi. 4 giorni a Natale. Mamma Quando lo mia, fa uscire questo? stasera? Signori, 4 giorni a Natale. Non so quanto manca Capodanno.
10 giorni esatti. E mancano 10 giorni all'ultimo dell'anno, signori. Prendere i biglietti, grazie. Allora, adesso la apro. L'accendo. Come vedete c'è questo qua rotondo che è comodo. Si chiama girafilo. Come mi ha detto il parrucchiere, mi ha detto di tenerla a 180, di non metterla al massimo. Ma la tengo a 180 al tempo che si scalda, qualche secondo vedete che lampeggia. E adesso poi mi stiro i capelli appunto e vediamo un attimino come vengono. Ok. Ok, quando è pronta fa il suono tititi, così. Ok, come vedete ho pettinato i capelli. Non ho nodi perché sono super settosi, così. Poi anche il colore che magari fa, però sono sani i capelli perché sono stati anche tagliati e tutto da parrucchiere, quindi nulla. Bene, cominciamo a stirarli. Ha un po' un odore di... Sapete quando c'è l'odore di nuovo? Thank you.
risultato dei capelli stirati. Come potete vedere, sono veramente soddisfatta di questa piastra, anche perché l'ho usata a 190 e non l'ho usata a 230. Sono contenta. I capelli sono morbidi come quando ho fatto il trattamento, quindi l'Olaplex dura. Ho notato che praticamente, a parte la ricrescita che si vede, si nota meno che sul biondo, perché comunque questi essendo non chiarissimi, però si nota. Il capello comunque non sta su, scende, come potete vedere. Non è rovinato, insomma, mi scorrono le dita tranquillamente, senza nodi, e sono contenta. E poi la cosa bella, aspettate, mettere questo così, che la frangetta qua, che i capelli, insomma, di fianco stanno crescendo, infatti ho potuto mettere questi tipo in modo così, un po' più... Sono contenta, dai. Stanno crescendo e non so se si noterà molto, però i capelli stanno prendendo una tonalità rosa. Qui è più scuro, qui si sta praticamente, perché ovviamente qui, avendo il platino sotto, si sta schiarendo, sta diventando quasi un fucsia, e qui invece è un po' più deciso il colore, perché ovviamente qua avevo il nero. E niente, sono belli morbidi, il parrucchiere me l'ha fatto anche col phon e poi con la piastra, e quindi nulla. Adesso questo colore qui mi ha... Ma ordinata così, magari col trucco, non mi dispiace questo colore. Infatti io aspetto che si scarica il più possibile, poi faccio il mio nero e basta, non lo tocco più, perché così anche crescono velocemente. Infatti sono contenta che stanno crescendo, e adesso proprio è visibilmente netta la ricrescita. Però appunto, essendo un colore più scuro, non è un... platino non fa subito un pugno nell'occhio, che si vede subito, insomma. E niente, sono soddisfatta e basta. Quindi per quelli che dicevano no, lascia stare i capelli, non qua e là, io ci tengo, non è che ci tengo a rovinarli. Quindi, ma neanche prima erano rovinati tutto il capello, lo ripeto, erano rovinati qua, perché come potete vedere qua, ecco, vedete, sono più corti, e qua che si era praticamente danneggiato il capello, appunto perché, però vabbè, adesso si è risanato, perché sono state tagliate via le punte che erano, ecco, vedete, qua si può percepire meglio, qui si può percepire meglio, così, ok. Ovviamente qui la cute, dove è la radice, dove fai sempre la tinta oppure la deco, è il punto più caldo che abbiamo, la testa qua, e quindi è lì che normalmente fa così. Però il parrucchiere me l'ha detto, che si vede che i capelli li stavo curando, che erano trattati con crema, e solo qua era appunto danneggiato, e basta. Come vedete, le cose quando sono, io ammetto, infatti io ho sempre detto, non ho i capelli rovinati perché sono morbidi, e così è stato. Però appunto ripeto che qua dietro non pensavo che fossero rovinati, e appunto ora ve lo sto dicendo. E niente, io spero che questo vlog così un po' casalingo barra stiramento di capelli vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Domani, sì, vi devo dire che praticamente Stefano... Teso! No vabbè, comunque vedrete prestissimo, vedete tante novità, qualcosa di pazzesco, perché non sono stata bene l'altro giorno, e quindi non abbiamo rimandato. Gli ho detto, guarda, non sto bene, infatti... Non, il video che avevo fatto della bambola ce l'avevo già registrato, quindi non c'è problema. E nulla. Ah, poi per quanto riguarda i pigiami, io quando li metto in casa sono puliti. Io ho molti pigiami rosa, quindi non è sempre lo stesso che indosso. E sono una persona molto pulita, quindi più andata di dire sciocchezze. Bene, io
vi mando un bacione, spero che questo video vi sia piaciuto, che abbiate avuto compagnia. Voglio fare un get ready with me, fatemi sapere se vi interessa, che io lo faccio, lo farò lo stesso comunque, però magari se volete un trucco di natalizio o un trucco da tutti i giorni che magari vada bene con questo colore di capelli. Hashtag prugnesco. E niente, io vi saluto. Siete iscritti, iscrivetevi, mi raccomando, se vengo a vedere a casa. Un bacio, iscrivetevi anche al canale di Coppia, al canale che ha Alessandro ASMR. Un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao.